siamo giunti all'ultimo atto della nuova indagine che fu disposta a giugno 2023 dal GIP Luigi Dainotti per il caso Liliana Risinovic. Il 14 febbraio la salma verrà riesumata. La procura ha selezionato un'impresa funebre specializzata in queste attività. Precisamente la bara dovrà essere chiusa in una cassa metallica, questo per evitare possibili contaminazioni, manomissioni ed anche per questioni igienico-sanitarie, per poi essere trasportata all'Istituto di Medicina Legale di Milano, dove l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, insieme al suo staff, il 15 febbraio, quindi subito dopo, inizieranno con la nuova autopsia. Il trasporto sarà scortato da una volante della Polizia di Stato, che ne garantirà l'assoluta sicurezza ed integrità. Intanto, in questi giorni che scandiscono la fine delle nuove indagini, il signor Claudio Stelpin, amici e parenti di Liliana Risinovic, sono tutti contro Sebastiano Visintin. Hanno sospetti e dubbi sull'uomo e lo esprimono quotidianamente in televisione. In questo video puntuale sarà la mia riflessione, ma aggiungerò una mia logica idea sull'esito di questa indagine. Bentornati cari amici sulla mia rubrica Spazio Giallo su Spazio Tempo Channel, e ci ritorniamo con un caso che ormai sto trattando da tempo. È il caso di Liliana Risinovic. Questo è il primo video del 2024. Ci sono tante novità e vale la pena parlarne in un nuovo video. E le novità poi le avete già viste in anteprima, ma adesso le andremo a sviluppare e ci farò delle riflessioni a mio avviso interessanti, e quindi vi invito a vedere questo video nella sua totale interezza per rendervi conto un po' della situazione. Allora, in questo ultimo periodo ormai siamo arrivati al capolinea delle nuove indagini ordinate dal GIP Dainotti, e siamo arrivati al capolinea praticamente, sono passati 6 mesi e adesso l'ultimo atto di queste nuove indagini si svolgerà il 14 di febbraio, quando ci sarà la riesumazione della salma della povera Liliana Risinovic, e il giorno dopo si farà la nuova autopsia. In quest'ultimo periodo stiamo vivendo veramente un momento particolare per questo caso, perché per un certo periodo si è assistito a un tacere, un silenzio da parte di alcuni amici e parenti di Liliana, ma ultimamente sono arrivati veramente tanti messaggi, commenti, apparizioni in trasmissioni. Per dire la verità, l'amico Claudio Stelpin non ha mai smesso di fare le sue apparizioni, mentre invece si erano messi un po' da parte alcuni amici come Gabriella e Salvo, e poi anche i parenti erano un po' così, non erano più tanto presenti, ma ultimamente sono arrivati alla grande, alla ribalta di nuovo, e si sono concentrati pesantemente verso il signor Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Si sono concentrati in maniera veramente accanita, e facendo dei commenti, delle affermazioni che sono anche a mio avviso pesanti, specialmente anche il signor Claudio Stelpin. Evidenziano soprattutto come fin dal primo giorno della scomparsa Sebastiano non si sia subito preoccupato e non abbia immediatamente denunciato la scomparsa della moglie. Aggiungono poi, con tono accusatorio quasi, che il marito abbia denunciato l'evento come allontanamento volontario. Ebbene,
Chiariamo subito un paio di cose. Innanzitutto, Gabriella e Salvo il giorno 14 dicembre si presentano a casa di Sebastiano con un pretesto, un sotterfugio. Volevano fare un regalino a Liliana. Sono strani, hanno un comportamento un po' sospetto, ma non dicono la verità a Sebastiano, il quale non è preoccupato perché è già capitato altre volte che la moglie potesse trattenersi nelle ore serali con i suoi amici. Non ritiene necessario quindi andare in questura alle 19, alle 20 di sera, mi sembra un comportamento razionale, non lo è per me invece il comportamento di Gabriella e Salvo. Per quanto riguarda la denuncia, Sebastiano si recò in questura sempre con Gabriella e Salvo. Il tipo di denuncia da presentare viene sempre valutata dal personale preposto alle ricerche. Tengo a precisare, ed è importante, che secondo la legge numero 203 del 14 novembre 2012, e Gabriella e Salvo dovrebbero conoscere, diciamo che la denuncia di scomparsa può essere presentata indipendentemente dai parenti, amici, vicini di casa, la legge è chiara, per cui Gabriella e Salvo potevano intervenire durante questa denuncia e potevano esternare le loro preoccupazioni e magari spingere al personale preposto per un altro tipo di ricerca. Ecco, Sebastiano non è l'unico responsabile di questa cosa, erano presenti anche loro e la legge parla chiaro, chiunque può presentare denuncia di scomparsa, per cui dovrebbero correggere il loro tiro. Mettono in dubbio tutte le varie affermazioni di Sebastiano, dichiarazioni alla procura, agli inquirenti, dicono che si è contraddetto più volte e questo è anche vero, ma si è contraddetto anche il signor Claudio Steppin tantissime volte. Ecco, e quindi quasi quotidianamente li vediamo quasi sempre collegati dal bosco di San Giovanni, dove fu ritrovata Liliana Resinovic, con le varie trasmissioni televisive. E loro giro di parole poi si concentrano sempre verso e contro il signor Sebastiano. Io non conosco il signor Sebastiano, voglio precisare questo. Qualcuno in qualche commento mi dice che io sono dalla parte del signor Sebastiano, che molto probabilmente perché lo conosco. Io non conosco il signor Sebastiano, non l'ho mai sentito, non l'ho mai conosciuto e non ho nessun interesse personale nello schierarmi con lui, per cui per me sono tutti sullo stesso piano, però non posso negare, non posso nascondere che ho notato che qui non si cerca più la verità, ma si cerca in ogni modo di incolpare quest'uomo. E parenti, anche la cugina di Liliana, la signora Silvia, mette in dubbio tutto quello che ha detto Sebastiano, il fratello Sergio ha dubbi grandi come una casa e continua ad esporli, e poi c'è l'amica Gabriella col compagno e lui, Claudio Steppin, che ha dubbi anche sull'operato, forti dubbi, e ha pesanti parole anche verso la Procura della Repubblica di Trieste e verso tutto l'operato degli inquirenti. Allora, concentriamoci un attimino sul signor Claudio Steppin. Vi farò sentire un contributo e vedrete lo scorrere di vari fotogrammi. Questo contributo l'ho tratto dalla trasmissione su Tele4, che è una rete privata di Trieste, mi sembra di Trieste, che tratta molto spesso del caso di Liliana. Sentiamo, perché è importante. Quindi qualcuno sa qualcosa? Non qualcuno sa qualcosa, il marito sa qualcosa. Il marito, e io lo incolpo direttamente, lui è l'unica persona che ha avuto convenienza dal fatto che Liliana venisse trovata, è chiaro.
lampante, no? Quindi credi che Sebastiano abbia a che fare? Sebastiano è il regista, io non voglio incolpare nessuno, ma lui sa tutto. Invece non doveva sparire, lei doveva essere trovata, altrimenti gli eredi, il marito e il fratello, avrebbero avuto la loro parte di eredità appena dopo 10 anni per morte presunta. Per cui doveva essere trovata, infatti è stata trovata. Ma l'ex podista triestino va oltre e analizza gli spostamenti di Sebastiano tra il 13 e il 14 dicembre 2021, prima che Liliana scomparisse. Però voglio sperare che la magistratura si voglia redimere, fare un'indagine seria. Sul faldone c'è tutti i movimenti di Sebastiano del giorno prima, dei giorni dopo, eccetera. L'alibi perfetto, come lo considerava Sebastiano, è pieno di buchi ed è crollato. Non è vero, non sono vere un sacco di cose che lui ha detto. Prima fra tutte quella, e qui lo dico, che lui è andato in pescheria quella mattina per portare i coltelli. In realtà i coltelli li ha portati la sera prima. La mattina del 14, in realtà lui è stato dalle celle telefoniche e dalla macchina, è stato trovato là in quel posto la sera prima, alle 18 mi sembra, qualcosa di simile, ha portato perciò la sera i coltelli per essere libero la mattina per andare a intercettare Liliana, lui l'ha presa a bordo. È la prima volta però che... I primi, e adesso Canale 5 sarà il secondo, perché mi sono deciso a votare il sacco vuol dire anch'io la mia, visto che sono stato accusato da mezza Italia di questo, quell'altro, quel terzo, adesso queste sono le mie difese, chiamiamole così. Come potete notare, c'è proprio un astio veramente che non lascia dubbi, quindi parole pesanti. In questo servizio ha dato proprio veramente il massimo di sé il signor Claudio, è veramente ai limiti dell'accusa, ecco, accusa pesantemente Sebastiano, non ha più peli sulla lingua, non ha più filtri, non ha più ritegno, proprio lui vuole svuotare il sacco, dice sto svuotando il sacco, sì ho capito, anche in passato ha fatto delle affermazioni pesantissime accusando Sebastiano di essere capo di un'organizzazione della malavita, di avere dei rapporti sessuali, insomma delle attività con minorenni, insomma ne ho sentiti di tutti i colori, di cose veramente diffamatorie, oserei dire. Cioè se tu non hai cognizione di causa di dire una cosa del genere, per me c'è anche un reato, però questo non sono io a stabilirlo, non sarò io a stabilirlo, ma eventualmente gli uffici preposti. Allora io dico al signor Claudio, se c'è qualcosa, se veramente si vuole aiutare gli inquirenti, la procura, ad arrivare a un punto, il signor Claudio, se ha prove alla mano, vada in procura e non vada in televisione a dire queste cose, che vada a rilasciare delle denunce, delle dichiarazioni dove può provare queste cose, e così la procura può fare dei passi avanti in questo caso, perché ci potrebbero essere nuovi spunti, nuove indizi, anche prove per poter risolvere questo caso. Loro sanno tutto, il signor Claudio pare che la verità la sa solo lui, però lo fa in televisione, vuole fare spettacolo, e ultimamente questa cosa l'ha notata anche la procura è stata sempre in silenzio per tutti questi mesi, non ha mai detto nulla, però ultimamente, come ho detto, stanno esagerando, per cui la procura ha rilasciato tramite il dottor Antonio De Nicolo, e ha rilasciato una dichiarazione anche per il pubblico, insomma, dicendo
che questi pettegolezzi, questi gossip che vengono rilasciati da signor Claudio, amici, parenti in televisione, sono solo chiacchiere. La procura fa le indagini serie e si basa sulle prove e su indizi fondati. Quindi è stato dato all'opinione pubblica il parere che le parole, soprattutto del signor Claudio, non hanno nessun peso e non influenzano minimamente l'operato della Procura della Repubblica di Trieste. Quindi il signor Claudio si sgola giorno dopo giorno a dire la sua, sappia, ma lo sa benissimo, perché l'avrà sentito anche lui questa cosa, che non fa nessun non dà nessun aiuto né influenza l'opinione della procura, che va avanti per la sua strada senza influenze esterne, soprattutto di questo genere, di questa portata. Quindi il signor Claudio sarà anche un personaggio che ha fatto un certo effetto in passato per le sue imprese sportive. Avrà tanti amici a Trieste, tanti sostenitori, ma su questa storia, la sua opinione mi sa che vale, zero, vale poco o niente. Invece c'è un amico che, non fa parte di questa, diciamo, comitiva, e si chiama Fulvio Covalero. Fulvio Covalero ha dato modo in più occasioni di avere una sua idea chiara, esclude, come è giusto che sia, perché le indizi e le prove ci portano a questi pensieri, ed esclude il marito da essere colpevole di questa drammatica vicenda, e cerca di dire la sua, ha cercato di dire la sua più volte in televisione, sul web, sui giornali, insomma, ha una sua idea. Io credo che anche in passato, nei miei trascorsi video, ho fatto capire che lui è piuttosto sospettoso nei confronti del signor Claudio Sterpini. Per questo motivo, il signor Fulvio Covalero è stato messo un po'. Anzi, è stato messo completamente da parte, non appare quasi più su trasmissioni che trattano l'argomento, non si aggrega mai a questi amici, che evidentemente non è gradito tra di loro. Perché? Perché non ha un'idea colpevolista verso il signor Sebastiano. È chiaro questo. Per cui, chi ha idee diverse viene messo da parte. Qui non si cerca la verità, non si cerca un vero colpevole, si vuole quel colpevole. E quindi tra poco io vi dirò quale queste persone poi stanno mettendo veramente grandi speranze sull'operato dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Ma grandi, grandissime speranze, secondo loro porterà alla soluzione del caso. E io dico, la dottoressa Cristina Cattani è bravissima, è esperta, può lavorare benissimo su questo caso, ma non porterà il risultato che vorranno, che si aspettano. Ecco, poi vi spiegherò il perché e vi darò anche una mia, diciamo, personale opinione su come andrà questa nuova autopsia. Quindi seguitemi, perché vi dirò, mi sbilancerò un pochettino, darò la mia, farò una mia riflessione, e poi vediamo se quello che penso è vero. Ma credo proprio di sì, perché poi vi dirò perché giungo a questa conclusione. Però prima di dirvelo, bisogna mettere in campo anche altre attività, altre cose che sono avvenute nel frattempo, che io non ho fatto i video, perché cerco sempre di notare delle novità, acquisire delle nuove cose, per poi riportarvele nei video, per non essere sempre poi ripetitivo con le stesse cose. Abbiamo assistito anche ad una cosa che io avevo già sentito, però non avevo dato molta importanza, perché non ero sicuro, non avevo conferme. È il fatto che il corpo di Liliana
all'atto del ritrovamento si trovava a una quindicina di metri al di là di da dove invece hanno fatto credere di essere stata vista questo Liliana, insomma, dove fu trovato il cadavere. In realtà quella zona recintata che possiamo vedere anche nella fotografia che vi faccio vedere, in realtà non è il vero luogo dove è stato ritrovato il cadavere, perché il cadavere fu ritrovato a non circa una quindicina di metri più in là, oltre la recinzione metallica, che poi hanno dovuto aprirsi un varco in questa recinzione metallica per recuperare la salma. Ecco, anche su questo io ho un'idea, ed è un'idea tutta mia, per carità, perché non si spiega perché hanno spostato questo cadavere, non si spiega perché, ma soprattutto non si spiega perché hanno recintato, poi hanno preservato la scena, l'area di ritrovamento l'hanno preservato col nastro, mentre il reale luogo dove è stato ritrovato non è stato preservato. Insomma, hanno fatto credere a tutti, all'opinione pubblica, ai giornali, a tutti noi, hanno fatto credere che quella era l'area da circoscrivere, quella era l'area dove è stata ritrovata, in quella posizione, mentre non è così. E poi c'è anche il fatto che questo cadavere nessun parente l'ha visto. Ma com'è possibile? Hanno impedito il marito di andare a riconoscere la moglie, hanno impedito al fratello, alla cugina, ai parenti, tutti. L'hanno visto solo su una stampata di una foto stampata al computer. Ma com'è possibile una cosa del genere? Io già in uno scorso video avevo sollevato questo argomento e non mi so dare una spiegazione, nessuno mi ha dato una spiegazione anche nei commenti, avevo invitato anche voi a dirmi la vostra, ma nessuno ha dato una spiegazione. Io me la sono fatta, mi sono dato una risposta e secondo me potrebbe essere un bluff il fatto di non aver detto subito dove è stata ritrovata Liliana, perché possono farlo, è stato fatto in passato con altri casi, si fa, potrebbe essere un bluff per sperare in qualche passo falso di qualcuno dei sospettati. Ecco, perché mentire su una cosa del genere? Si mente solo per una strategia investigativa, perché esistono anche le strategie investigative, perché esistono anche i bluff investigativi, per arrivare a sperare magari in un passo falso di qualcuno, capitemi, magari anche lo stato del corpo di Liliana, io non sono riuscito a ben capire com'era, perché qualcuno dice massacrata di botte, massacrata, era massacrata, aveva segni di percosse pesanti, qualcuno invece dice no, erano lievi escoriazioni, compatibile con una caduta, un urto, un piccolo trauma, mentre invece ci sono persone che dicono no, era massacrata, non si è capito, insomma, la valutazione. E come hanno cambiato il luogo di ritrovamento, magari hanno anche, per motivi investigativi, magari hanno potuto anche modificare l'aspetto della salma per motivi loro, degli investigatori, io non posso saperlo, non voglio lanciare un'accusa, no, sono strategie investigative del tutto legali che per capirle bisognerebbe entrare nella testa di chi fa le indagini, perché come hanno modificato, hanno occultato il vero luogo del ritrovamento, magari hanno anche modificato magari l'aspetto reale della salma. Io non lo so perché, magari per vedere un po' le reazioni di chi visionava quelle cose, quelle foto, e magari sperare in un passo falso di qualcuno. Io questo ho pensato, personalmente mi è venuta questa idea, magari sarà del tutto sballata, lo ammetto, ma io ho fatto questo pensiero. Sarà vero, non sarà vero, non lo so,
ditemi un po' anche la vostra, perché io la spiegazione, altra spiegazione, non la so dare. E questo è per quanto riguarda la famosa notizia del posto dove è stato realmente trovato Liliana. Adesso parliamo un po' dei protagonisti di questa storia, del signor Sebastiano e del signor Claudio. Ritorno sulla discussione, io non, per me sono tutte e due delle figure che stanno sullo stesso piano e potrei anche credere nella storia della relazione extraconiugale. Però cosa succede? Queste persone sono sulla stessa bilancia, sui due piatti della stessa bilancia, e per me c'è un equilibrio. Per me. Perché? Perché noi sappiamo che nelle relazioni extraconiugali molto spesso finiscono le relazioni extraconiugali perché magari uno dei due spera in una stabilizzazione del rapporto, spera che magari lascia il marito, l'amante lascia il marito, oppure lascia la moglie nel caso dell'uomo, della donna, e comunque molto spesso questo non succede e finiscono le relazioni perché uno dei due magari spera sempre nel farsi una vita stabile con l'amante magari. E allora io dico, ammettiamo che sia vero, che ci sia questa, che sia stata questa relazione extraconiugale, ma chi mi dice, scusate, chi mi dice che Liliana a un certo momento ci ha ripensato? Aveva un matrimonio da 32 anni che tutto sommato andava bene o andava male, ma tutto sommato andava avanti, facevano tante cose insieme questa coppia, ma chi mi dice a me che alla fine ci ha ripensato e magari ha pensato di rompere questa relazione extraconiugale, magari dicendo tutto in quelle due famose telefonate di 13 e 16 minuti dove sicuramente qualcosa di importante si sono detti Liliana e Claudio. Chi è che me lo può impedire di pensare una cosa del genere? Chi può escluderlo? Nessuno. E allora, come avrebbe reagito Claudio a una cosa del genere? Si sarebbe arrabbiato? Come avrebbe reagito? E la stessa cosa vale per Sebastiano. Se la moglie avesse detto di questa relazione che voleva lasciarlo, come avrebbe reagito il signor Sebastiano? Le cose si equivalgono. Quindi, come ci sono i sospetti sul signor Sebastiano, così ci possono essere i sospetti sul signor Claudio. Quindi, i due, tutti mi dicono, ma perché non hanno indagato il signor Sebastiano? E io dico, perché non hanno indagato anche il signor Claudio, visto che i sospetti di una persona estranea alla vicenda, un buon investigatore che guarda una visione a 360 gradi, ragiona così come io ho ragionato poc'anzi. Quindi non c'è da avere un occhio di riguardo per l'uno né per l'altro, sono sullo stesso piano. Questo è il mio pensiero. Per cui io dico che, anzi, che non solo le alibi di Sebastiano funzionano, ma io ho più dubbi su Claudio, perché si è contraddetto più volte, lo ha fatto anche Sebastiano, però ci sono varie spiegazioni per cui Sebastiano si è contraddetto più volte, fin dall'inizio, per nascondere le sue attività che faceva a nero, e quindi si è contraddetto, ha detto bugie, poi ha subito un trauma pesantissimo per la morte della moglie, per cui è andato un po' fuori di senno in quel periodo lì, come si può dire, insomma. Claudio invece è sempre stato molto stabile, e sempre, però, ha sempre, ci ha detto le cose a rate, diciamo, ecco. E questo è molto strano, perché ha detto tante cose, ha raccontato a puntate le varie storie che poi si sono evolute fino ad arrivare al punto che ha affermato che c'era un progetto matrimoniale, insomma, una cosa che non si può sentire. Però io voglio anche prendere per buono questo, ma Liliana poteva anche tirarsi indietro, come fanno tantissimi amanti
tantissimi amanti arrivati poi a un certo punto si sentono in un imbuto e dicono rinunciano perché vogliono rimanere con la moglie, perché vogliono rimanere con il marito. Quante storie si sentono del genere? E purtroppo succede che poi qualcuno si arrabbia. Può succedere, no? E chi è si arrabbiato in questo caso? Chi poteva perdere le staffe in questo caso? Sebastiano o Claudio? Non si sa, però riflettiamoci su questo punto, riflettiamoci veramente. E allora arriviamo adesso al nocciolo della questione. I parenti sperano, gli amici sperano, ma secondo me potrebbero rimanere molto delusi anche da questa nuova indagine. Secondo me succederà questo. Perché? Perché il 15, quando si farà la nuova autopsia, certamente non vi aspettate che il 14 c'è la riesumazione, il 15 ci sarà la nuova autopsia, non vi aspettate poi il giorno dopo che ci saranno i risultati. Questo lavoro durerà, secondo me, anche una ventina di giorni, quindi non è immediato l'esito. Però questa autopsia, con la bravissima anatomopatologa Cristina Cattaneo, sicuramente ci lavorerà bene, sicuramente trarrà dei risultati interessanti. Noi sappiamo, e qua devo scendere anche in particolari un po' così non piacevoli, noi sappiamo che comunque una salma tirata fuori dopo anche 2 anni, 3 anni, in questo caso un paio d'anni, comunque è vero, potrebbe risultare completamente in stato scheletrico, ma non è detto, perché comunque dipende da molti fattori e molte salme escono anche in stato di mummificazione, saponificazione, corificazione, e quindi i risultati potrebbero essere molto variabili. Non è detto che sia una salma molto corrotta per il tempo, non è detto, potrebbe anche avere una buona conservazione. Questo ve lo dico perché succede veramente. Poi chi lavora nel settore sa benissimo che quello che sto dicendo si verifica spesso. Insomma, ci sono casi dove c'è una codificazione dei tessuti, per cui ho una mummificazione. Dipende un po' da vari fattori ambientali, del luogo, della cassa, insomma, eccetera eccetera. Mi secca scendere in questi particolari, però è così. Ma cosa potrà dirci la dottoressa Cristina Cattaneo? Potrà dirci la natura delle lesioni, se sono mortali, ma sappiamo benissimo che non lo sono. Ma ci potrà magari dire le lesioni del setto nasale, se sono degli eventi, dei vecchi eventi, oppure che se le è procurate un po' prima di morire. Ci può dire le cause della morte, lo stato del, ma questo è già stato fatto. Però ci potrà dire anche non so, anche sullo stato generale delle ossa, se ha subito traumi, se l'encefalo è stato, diciamo, ha subito traumi importanti, la scatola cranica, insomma, tante cose, però non ci potrà dire altro, ecco. Ci potrà dire soprattutto, questo stavo dimenticando di dirvelo, tramite l'analisi di alcuni enzimi, mi sembra, ci potrà dire. Comunque la Cattaneo, che il suo lavoro lo sa fare benissimo, ci potrà dire se questo corpo è stato congelato, refrigerato, mantenuto a freddo, o invece no, che effettivamente è morta in quel lasso di tempo tra il 3 e il 4, il 3 gennaio.
Perché questo? Perché la Cattaneo ha studiato in primis anche le carte, i risultati che hanno ottenuto nella prima perizia, perché anche se hanno tralasciato tante cose, lasciava un po' a desiderare questa notizia, però alcuni dati sono stati fissati, sono esatti e si possono consultare per poi incrociarli con i dati della nuova autopsia, per cui la Cattaneo potrà avvalersi anche di alcuni risultati che sono stati fatti al momento del ritrovamento e poi dire, fare la sua nuova perizia. Quindi ci potrà dire finalmente se questo corpo è stato refrigerato, congelato o cose simili. Però vengo al punto. Non potrà dirci: ok signori, vi consegno il colpevole, è Sebastiano. No, non è questo il compito della dottoressa, e quindi, non essendoci Sebastiano come possibile colpevole, i parenti rimarranno, parenti ed amici rimarranno comunque male, perché questo, anche se la Cristina Cattaneo ci dirà che è un probabile omicidio, ok? È un omicidio, come farà a dirlo non si sa, perché comunque non ci sono segni di violenza, come abbiamo già visto. Comunque, anche se ci dirà che è un omicidio e anche se ci dirà magari che è stata congelata, ok, è stata congelata, è stata ammazzata, ok, e dove ci porta questo? Dove ci porta? Certamente non portano i sospetti verso Sebastiano, perché Sebastiano dalle indagini è completamente fuori da ogni sospetto ormai da tempo, già da tempo. All'inizio lo era sospettato pesantemente, ma già da tempo uscito dall'attenzione degli investigatori su questo piano qua. Per cui ci sarà una grande delusione da parte dell'amico Claudio e da parte anche di parenti che puntano tutti verso e contro Sebastiano e gli amici, tra virgolette, gli amici. Per cui sapete benissimo che la mia idea è che su questa nuova autopsia, secondo me, ve lo dico subito, dirà che effettivamente è morta verso il 3 di gennaio, ci dirà che non è stata refrigerata, né congelata, né mantenuta al freddo sotto il ghiaccio, come dice Claudio, di qualche pescheria. Claudio dice spesso questo, no? Secondo me è stata sotto ghiaccio di qualche pescheria. Perché dice questo? Perché la pescheria porta Sebastiano, no? Che affilava i coltelli per la pescheria. Anche sulla testimonianza della signora che giorno prima, mi sembra, il giorno prima del ritrovamento ha visto il signore anziano con la barba bianca, col berretto, a girarsi con la torcia nei pressi del boschetto. Sono tutte cose che gli inquirenti già hanno valutato e hanno escluso, e per cui loro ci ritornano su questa tiritera. Perché ci ritornano? E Sebastiano sottolinea sempre la barba bianca e il berretto, la barba bianca e il berretto. Perché sottolinea la barba bianca e il berretto? Per andare verso Sebastiano, no? Barba bianca, porta sempre il berretto fisso proprio. Secondo me Sebastiano dorme pure col berretto. E quindi Sebastiano, no? È un'importantissima testimonianza questo, perché porterebbe verso Sebastiano, che magari a quell'ora, a quel giorno, stava a casa sua a dormire sicuramente. Ecco. Mentre invece gli amici hanno fatto di tutto per portare gli inquirenti a ispezionare quel bosco, e un giorno prima sono andati loro a sollecitare le ricerche in questo boschetto, e lì è stata ritrovata. E quando è stata ritrovata, i giornalisti andarono da Claudio, e Claudio disse: ah, se è stata ritrovata in dei sacchi neri non va bene, ancora prima che si sapesse. Quindi questi non sono sospetti? Non sono indizi che portano a sospettare di una persona? Per me sì, però sono solo delle mie idee per ora, perché poi di concreto non c'è nulla neanche contro queste persone. Però se dobbiamo parlare della colpevolezza di Sebastiano, beh, io tirerei in ballo anche alcune cose strane come questa che vi ho detto poc'anzi. Per cui
Questi sono i fatti. Io farò sicuramente altri approfondimenti, perché comunque adesso siamo proprio nel periodo che volge verso la fine di questo, di questa nuova indagine, e tutti i punti ormai sono stati approfonditi, tutti i punti sono stati approfonditi, manca solo il tassello della nuova autopsia, per cui si farà quanto prima questa cosa. Per cui vi rimando sempre a seguire i miei video, iscrivetevi pure al canale per darmi sempre tanta forza e tanta sicurezza nel proseguire in questi lavori, e vi ringrazio di tutto e alla prossima.